massaggi qua. Aspetta, ti può fare il massaggio al piede nel punto in cui ti fa male il culo. Dov'è? Vediamo dov'è. Vediamo un po'. Retto. Oh, qua. Se tu ti massaggi qua, il retto ti guarisce. Controllo. Chiedi al cinese. Vado. Entro subito. Vedi, fa passare i morroidi con massaggio. Tanto non aspetta, accetto io. Posso andare a fare questo piccolo contenuto esoterico? Prova. Tira di minuti e poi sono pronto per il massaggio, ho detto che può aiutare il retto. Ma massaggio rettale. Aspetta, te che ti fai il massaggio dei piedi a Roma, scusami. Potete anche andare. Aspetta, andiamoci a prendere un aperitivo e poi si fa il massaggio e noi ci facciamo un giro. Voi fatevi un giro, magari cambiamo live, oppure se vogliono vedere. Ragazzi, vorreste vedere il contenuto di piede? Certo che vogliamo vedere. Ok. Andiamo di là, il primo che troviamo ci mettiamo. Va bene. Grazie Paolo per questa performance. Oh, 22 in the chat, i ragazzi della chat ormai sono idolazzi e non gliene frega cazzi. Quando... Scusate, stacca la live. La gente si è un po' spaventata. I cinesi sono molto offensibili. Pure sono in sala d'attesa. Vediamo. Mi siedo in un angolo. Grazie mille alla direzione per la segnalazione. Stiamo arrivando. A tutte le unità il fuggitivo evasore fiscale si trova a Roma al momento. Ripeto, a tutte le unità il fuggitivo evasore fiscale si trova a Roma al momento. Stiamo arrivando ne non in un EON. Abbasso, scusi. Un problema di cassa. Non sono un evasore comunque. Riponetti. Come? L'Eva se la riprendo? La disturbo? Dici a lei. A lei sarebbe molto simpatica in realtà. Se... E comunque non è un canale YouTube, ma è su Twitch. È tutto in real streaming. La gente può donare dei soldi e fa suonare la cassa. E la cassa rispetta il messaggio che mandano le persone. E basta. Siamo in un po' di persone comunque. Fistola è praticamente un taglio nell'ano che si infetta. E siccome devi operarlo, non possono chiuderti i punti e se si infetta è un problema. In realtà è già infettato e quindi non puoi fare i punti di sutura. Molto brutto. Mi stanno guardando tutti un po' male però. Sono contento che almeno la ragazza si stia divertendo. Chiedi uno sconto, non credo succederà purtroppo. C'è già i piedi, posso prendermi cura del mio retto tranquillamente da solo. Parole sante, sì. Io posso curare attraverso la mia crema rettale la mia emorroide senza bisogno di questo. Guardate che scam. Mi puoi andare a chiedere perché ti ha fatto aspettare circa una mezz'ora buona senza niente? Quindi facciamo un po' di polemica. Questa bella ragazza. Va bene, facciamo un po' di polemica. Questo adesso andiamo. Vabbè, affanculo. In cinese. Nima Chopi. Andiamo. Mandai a fanculo una righiera in faccia. Guarda, purtroppo è troppo tardi. Magari 20 minuti e purtroppo non ce la facciamo con i tempi. Ciao. Va bene. Sei stato veramente un bullo, eh. Ho avuto paura per lei a un certo punto. Ho pensato che prendessi la pistola e boom boom boom, una strage in quello che è cinese. Gliel'ho fatto capire quando che cazzo comanda qua. Quando sei diventato così cattivo, Dani, spiegami un attimo. È tutto nel sangue. È tutto nel sangue. A Torino vi allevano a pane e malvagità. Ovviamente è tutto metaforico. Tutto metaforico. Però non mi ha dato neanche il tempo di parlare. Sono andato là e va sì, ciao. Ho detto vabbè, ciao. Sei stato un po' scammato. Paolo Cannone out. Come modifico il titolo? Te lo fai modificare Thankful. Fai solo Twitch da 4 anni. Vai. Vai in live e poi ti dice come modificarlo. Clicco? Sì. Twitch è live da 4 anni, ma... Ok, dovresti essere in live. Cosa ti dice? Ok, sei in live.
Ma sei live. Di modificare il titolo. Di Hank, chiama Hank. Di, mi modifichi il titolo, come quello di Daniele. Daniele, devi ostare Paolo. Ci penso io.